Ciao a tutti! Oggi facciamo un discorso un po' particolare. Allora, per quanto riguarda la tecnica, vi stiamo già raccontando parecchie cose, vi stiamo spiegando parecchie cose e continueremo a farlo. Però, a un certo punto, questo bagaglio tecnico dobbiamo, non dico dimenticarlo, ma farlo talmente nostro che diventa una cosa quasi inconscia. È quasi come vi posso dire, io che ho fatto per esempio sport da combattimento, è come quando tu vai nel ring e non puoi pensare di schivare i colpi, devi essere già pronto, devi averli già studiati quando eri in palestra. Ecco, la stessa cosa è per il canto. Quando tu vai a cantare, ormai la tecnica l'hai appresa, l'hai proprio assimilata nel tuo corpo, perché sai cosa devi fare, come devi fare. La laringe si attiva da sola, le corde vocali lavorano benissimo, il diaframma sa già quello che deve fare, quindi arriva il momento di divertirci. Perché divertirci? Perché dobbiamo ricordarci che noi non siamo solo dei cantanti, ma siamo quello che definivano una volta dei cantanti attori. Cioè, noi dobbiamo interpretare quello che facciamo, quello che diciamo. E quindi questo richiede uno studio un po' più particolare rispetto a quello della tecnica. Richiede uno studio proprio complessivo sul personaggio, su quello che andiamo a dire, su quello che andiamo ad interpretare. Ma questo non solo per noi cantanti lirici, ricordiamoci che anche i cantanti di musica leggera, cioè non si può cantare, che ne so, De André, Guccini, Renato Zero, o interpreti come questi che nella musica mettono della poesia, come interpretiamo, che ne so, il tormentone dell'estate. Non si può cantare, che ne so, Righeira e Dalla allo stesso modo, no? Bisogna cercare di capire quello che vogliono dire, capire il messaggio che vogliono dare. E noi dobbiamo essere interpreti di questo. Cilea ce lo raccontava nella sua splendida aria Io sono umile ancella, del genio creatore. Noi siamo servitori di quello che il genio musicale del momento che stiamo interpretando ha creato. Quindi noi dobbiamo essere consci che nel palcoscenico non sale Silvio Zanon, Chiara Angela o chi per esse, ma sale il personaggio. Io quando per esempio interpretavo Rigoletto, mi ricordo che addirittura andavo in teatro qualche ora prima e cominciavo a pensare da Rigoletto, pensavo al fatto di mia figlia che era venuta fuori da questo da questo convento, che era una bellissima ragazza, giovane, ed era un periodo stranissimo dove le ragazze venivano molestate come niente, insomma. E quindi io ero preoccupato, mi preoccupavo, entravo in questo personaggio, in questa mentalità di Rigoletto, però automaticamente dovevo far contento il duca. Cioè, tutto questo serve ed è una delle cose meravigliose del nostro lavoro, perché noi praticamente possiamo essere 1000 persone in una. Abbiamo il potere di poter vivere 1000 vite, cosa che se non fossimo dei cantanti ci avrebbero già internato. Quindi noi invece abbiamo il potere di viverle queste vite e dobbiamo viverle, ma non solo noi, dobbiamo farle vivere anche a chi ci sta ascoltando. Quindi, quando io vado a cantare qualcosa, che ne so, ma anche un semplice O mio bambino caro, dobbiamo renderci conto che è una ragazzina di, che ne so, 14-15 anni, nei primi amori, che sta pregando suo papà, che dice: guarda che io mi butto nell'arno se non mi accontenti, se non andiamo a prendere l'anello. E questa qua, quando si canta, si deve sentire. Quando per esempio si canta, che ne so, Aida, nelle ali di Aida c'è questo dolore, questo patimento per essere stata una principessa ed essere schiava. Questo si deve sentire. Quando noi entriamo in palcoscenico, se io canto E l'oceano alle stelle, io sto andando a morire. E quindi io in quel momento ho come un flashback dove mi vedo Tosca che entra, che arriva con i suoi passi nell'arena. E questo, mi immagino questo suo entrare nella casa con questa magari sottoveste svolazzante in riva al mare, e che ne so, cioè io devo vedermela questa cosa qua, perché altrimenti il pubblico ha pagato per sentire una voce, e voci ce ne sentono tante. Non è importante
quello che, come si canta, ma è importante quello e come si interpreta. Questa è la cosa importante, perché questo dà valore a quello che il compositore ha scritto. Ricordiamoci, noi non entriamo mai in palcoscenico essendo noi stessi, ma essendo un'altra persona, un'altra vita, sia nella lirica, sia nella musica leggera. Io non posso cantare il carrozzone va avanti da sé. Sentite che questa musica è stanca. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti e i suoi re. Altrimenti non sto interpretando quello che Renato Zero voleva dire su questa bellissima canzone. E la stessa cosa lo faccio quando io interpreto un'aria o un'opera. Devo essere quel personaggio. Mi raccomando, e studiate, cercate di capire anche l'ambiente storico, l'epoca, perché si dicevano certe cose, perché si usava. Io quando interpreto, se devo interpretare Iago nell'Otello, io devo sentire quello che Verdi voleva dire, ma ancora di più devo sentire quello che Shakespeare voleva da Iago. Iago, molte volte non si viene interpretato come una persona becera, cattiva, ma Otello non si fiderebbe mai di una persona così. Iago è l'amicone, è l'amico che tutti vorrebbero. Iago è quello che corre subito quando hai bisogno, ma non per aiutarti, per capire come può fregarti. È quello. Scarpia non è un pescivendolo, con tutto rispetto per i pescivendoli, ma uno che grida. No, Scarpia è un barone. Scarpia è un barone siciliano. Ritorniamo al Padrino. E ti fa tagliare la testa, non ha bisogno di gridare, non ha bisogno di arrabbiarsi con Tosca, lui sa dove vuole arrivare. È il male impersonificato, quindi lui sa già dove vuole arrivare. Quindi tenete conto di questi suggerimenti che vi do e state molto attenti di quello che andate a interpretare, perché è importantissimo sia per chi l'ha scritto, perché ricordiamoci che noi portiamo nei secoli, addirittura adesso, portiamo nei secoli il sentimento di chi ha scritto questa musica. Noi possiamo riportare quello che ha scritto Mozart, quello che ha scritto Rossini, che sono vissuti tantissimi anni fa e ancora adesso noi sentiamo le loro emozioni, viviamo le loro emozioni di quando hanno scritto questo. Facciamolo e mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, fate in modo che possano girare, perché tanti vostri amici magari saranno contenti di vederli. Condivideteli, mettete mi piace sotto, perché allora sappiamo che volete seguirci e che vi interessano i nostri consigli. Nel frattempo, mi raccomando, interpretate bene e studiate bene i personaggi, perché tanto ormai la voce sapete come va. Quindi dateci dentro e vedrete che diventerete dei grandi artisti, non solo dei grandi cantanti. Ciao a tutti!